Eccoci in diretta, ben ritrovati a tutti cari amici di Radio Club 91. Io sono Ivan Scudieri, c'è Luigi che si occupa della parte tecnica. Abbiamo al telefono una donna che più che una donna e tre cognomi è una donna, diciamo. La dottoressa Barbara Esposito Vulgo Gigante. Detti tutti, ciao. Barbara, tutto a posto? Sì, ciao Ivan, ciao. Buonasera, come stai Barbara? Bene, bene, scusami, però prima io ho doppio numero, quindi non avevo sentito. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora, cara Barbara, te sei diventata ormai una star, una celebrità. Sei una luminare dei percorsi alimentari vincenti, perché sembra che si parli di te un po' in giro. Ecco, come mai? Che succede? Che te sei inventata? Sto applicando un nuovo stile alimentare che rispetto agli altri ovviamente permette un dimagrimento molto rapido, però a differenza delle altre come Dukan o Titanoreica, ad esempio, permette di poter modellare il proprio fisico. Quindi di non c'è l'esigenza più di fare sport, ovviamente non che lo sport non sia importante, voglio sottolineare questa cosa. Ma ovviamente permette di eliminare la cellulite, sì, essenziale per noi donne, e permette di avere una sorta di push-up naturale al sedere, di avere delle gambe molto sottili e un addome piatto. Scusami, ferma lì Barbara. Sì. Cioè stai dicendo che le donne che hanno la cellulite, che hanno il sederino un pochino sceso, floscio, che hanno, che ne so, la panzina un pochino più così, grazie alla tua dieta, stile alimentare, riescono a tirar su tutto e magari avere anche gli addominali scolpiti. Ovvio, sì, te lo posso dire io in prima persona che ho degli addominali scolpiti senza avere il tempo, per fortuna, di praticare sport. Senza palestra. Tutto grazie alla corretta alimentazione, quindi il mio sport realmente è a tavola, e questo lo possono testimoniare sia le mie pazienti, che ovviamente magari in questo momento sono all'ascolto, e le tante fotografie che si possono trovare sui social network, sì, oppure nel web. Noi sappiamo che tu sei stata protagonista di un articolo scritto su Panorama che parlava proprio della tua dieta. Sì, sì, proprio perché delle mie pazienti di Napoli si sono trovate a fare un weekend a Milano e quindi hanno fatto vedere risultati direi strepitosi per come sono stati definiti stessi da loro, e di conseguenza alcune pazienti, poi diventate pazienti da Milano, ovviamente nel giro ho avuto diverse pazienti lì e di conseguenza mi sono ritrovata questo articolo. Bene, perché hanno riscontrato con i loro occhi, non è... Quindi quello che mi dicevi poi in privato, perché noi ci siamo sentiti ovviamente in separata sede, ma sei in un'industria metalmeccanica, sento dei rumori di fondo esagerati, che è successo? Dove ti trovi ora, in questo momento, Barbara? Ora no. Sola soletta? Sì, sola soletta. Perché ci sentono dei rumori? Hai la radio accesa, non lo so, la televisione, c'è qualcosa che fa interferenza. Aspetta, non ti muovere che... Vediamo. Ora come mi senti? Decisamente meglio, direi. Ok, va benissimo, avevo il viva voce. Vedi la voce, eccola lì, ti abbiamo beccato, noi siamo radiofonici, sai. Ok. Ma che ce l'hai ancora via voce? È andato via. No, l'ho tolto. Ad ogni modo, sì, cara Barbara, ascoltami bene. Io ho visto che la tua dieta, a base di cosa è in particolare? Si mangia un po' di tutto? C'è un regime particolare? Mi puoi, per sommi capi, ovviamente, poi ogni persona è un caso a sé, immagino. Ovvio, sì, comunque sono diete personalizzate in base alle caratteristiche del soggetto. Ma ovviamente, come dice il nome, la natural diet prevede tutto ciò che è naturale. Quindi tutto ciò che la natura ci permette. Infatti prima ascoltavo l'intervista anche all'altra nutrizionista che diceva un po' di tutto, ma io invece sono per tanto di quello che fa bene in realtà. Intanto è vero che i miei pazienti non soffrono mai la fame, mangiano tanto, anzi arrivano al punto di scrivermi di ridurre le quantità. E che dire? Cioè, che la tua comunicazione è anche parecchio sui social network, su Instagram ci sono tantissime testimonianze che possono attestare che quello che ci stai raccontando corrisponde poi a dei fatti concretamente accaduti. Ovvio, sì, perché io non lavoro solo nel napoletano, ma lavoro anche attraverso le consulenze online, che quindi mi utilizzo ovviamente Skype, FaceTime,
e lavoro per mia fortuna sia per tutto lo stivale, quindi un po' tutta Italia, e poi grazie ai social network mi è stata data la possibilità di avere un po' pazienti sparsi qua e là, Los Angeles, Las Vegas, Miami. Su Instagram come possono trovarti i nostri amici? Cercando Barbara e VG, Empoli Verona Genova, e ci sono le varie foto, spesso che le mie pazienti a distanza mi inviano, e quindi non sono nemmeno foto fatte da me. Chiedo spesso a loro di farle e di fare anche il collage, in modo tale da rendersi conto che è tutto reale, ovviamente, perché io potrei tranquillamente ritoccarle. Invece fanno tutto loro. Vedo anche che ci sono degli stralci addirittura di conversazione. Sì, perché faccio anche dei screenshot, ovviamente, delle conversazioni, perché delle foto potrebbero dire tutto, ma come non dire nulla. Certo. Ovviamente ci sono anche dei nomi e cognomi, e sono loro che ovviamente sono felici del risultato, e magari erano titubanti, quindi nel momento in cui mi contattano sono la prima che chiedo, che nel momento in cui dovesse accadere anche a loro, di poter essere anche loro una testimonianza. Più o meno quanti pazienti hai, Barbara? All'incirca in 6 mesi sono arrivata a 2000 pazienti. 2000 pazienti? Sì. Allora, la cosa che mi piaceva tantissimo, da febbraio, anche da marzo, quindi sei anche una neolaureata fondamentalmente. Sì. Biologa nutrizionista, mi dicevi. Sì. Mi hai anche... Ovviamente questo si può verificare sull'albo, perché sai, ovviamente ci sono dei concorrenti che potrebbero dire che io non sono laureata o quant'altro. Perché mi dicevi che con questo tuo modo, diciamo, di proporre questa dieta rivoluzionaria, ti sei fatta un po' di nemici. Vabbè, è normale perché... Mannaggia! Vabbè, è normale perché oltre ad avere, come detto, essendo neolaureata, in poco tempo sul campo, sono riuscita comunque a prendere diversi pazienti, magari tra virgolette a rubarli, ma senza contattarli io, ovviamente. Certo. E poi, non essendo contro lo sport, però dando la possibilità di avere risultati in un mese, invece di praticare per mesi e mesi attività fisica, ovviamente anche i centri sportivi, e allo stesso tempo i centri estetici, perché per fortuna la mia natural diet permette l'eliminazione di cellulite senza trattamenti estetici o utilizzo di creme. E poi ci tengo a sottolineare che non vi sono sostituenti del pasto, quindi solo cibo, un'associazione giusta, direi. Bene, quindi se dovessi in qualche modo consigliare questa cosa, lo faresti perché dura poco, però ci vuole impegno. Allora, sicuramente, dura poco. Allora, considera che una dieta in realtà non è altro che uno stile alimentare, uno stile di vita. Quindi una volta che stai bene, non hai solo benefici, è normale che tu la prosegui. Poi c'è una percentuale di persone che non è stimolata e non è realmente motivata, che viene, fa la visita, ma abbandona già senza aver provato. Una cosa che mi colpiva è se sei veramente motivato, mi dicevi in privato, se sei veramente motivato non sono io che devo adeguarmi al tuo stile di vita, ma sei tu che devi adeguarti alle mie indicazioni per farti raggiungere un risultato, in pratica. È certo, perché se io in un mese ti dico guarda, puoi avere risultati in 10 mesi, ovviamente le tue richieste sarebbero, dopo andandole ad adattare, avrei un rallentamento della trasformazione corporea e quindi non avresti più il risultato per il quale mi hai contattato, no? Certo. Quanti chili riesci a perdere un tuo paziente medio? Allora, considera che ovviamente è soggettiva, dipende se il soggetto è normopeso, sovrappeso o nell'obesità, ovviamente, oppure sottopeso, ci mancherebbe, prendere in quel caso. E parliamo anche di 1 chilo al giorno, i primi 10-15 giorni, stiamo parlando dell'obeso. Il normopeso mi può perdere anche in una settimana, il minimo sono i 2-3 chili fino ai 5 chili. Danno un effetto ovviamente push up al sedere, alla donna in particolar modo, ovviamente. Che se lo merita, effetto push up. Sì. Allora, ricordiamo un'ultima volta Barbara, ripetiamo anche qualche contatto per poter interagire con te. Sì, va bene, per poter visualizzare, ovviamente verificare tutto ciò che ho detto, è possibile andare su Instagram e vedere Barbara e BG, Empoli Verona Genova, oppure Facebook e cercare Natural Diet. Oppure il mio contatto personale, Barbara Esposito Vulgo Gigante. E poi vabbè, c'è il mio recapito telefonico
perché sono sempre reperibile, ovviamente, non so se posso dirlo oppure no. Sì, sì, vai tranquilla. Ok. 392 35 25 001. Perfetto, Barbara, allora grazie, mi grazie raccomando, tanti push up naturali. Abbiamo una cosa in sospeso, ovviamente. Va bene, io ti aspetto. Ci mancherebbe altro. Un abbraccio, ciao Barbara, buonanotte. Un abbraccio a te, grazie, ciao.